amici, oggi ho portato il gioco di Paw Patrol e volevo far giocare Miraculous, la Ladybug e il gatto nero. Solo che sono un po' in ritardo, ho guardato l'ora, sono le 5, dovevano venire alle 4 e mezzo. Chissà perché hanno fatto in ritardo. Oh, le sento, stanno arrivando. Eccoli qua. Ciao, come state? Dove vi siete persi? Noi ci siamo persi perché stavamo combattendo per pace in questa terra. Vero, Ladybug? Sì, è vero. Però che gioco ci hai preparato? Fa vedere. Oh sì, vado da quel cartone ad alzarlo e vedere che c'è. Oh, wow, il gioco di Paw Patrol. Che brava, Masha, ci hai pensato che a noi piacciono quei cagnolini super spiritosi? Sì, anche a me piacciono. Allora, volete iniziare il gioco? Io faccio da giudice. Dovete tirare il più possibile palline da voi. Hai capito, gatto nero? Sì, ho capito. Fammi vedere sto bello gioco. Oh, ma abbiamo capito bene come si gioca. Si schiaccia e palline vanno. Sì, iniziate. 1, 2, 3. Ci stiamo riuscendo, io vinco. Oh, no, me vinco io. No, Ladybug, vinco io. Ah, una per me. Anche un'altra per me. Dai, che vinco io. Sì, ho già un palloncino in più. Ah, ma li avrò anch'io, Ladybug. Sì, oh no, mi sta scappando. Yeah! Sì, io ho vinto. Guarda qua, ho 3 palloncini. Masha, chi ha vinto? A dir davvero mi sembra che ha vinto Ladybug. Ha ragione, ha vinto lei. Potete rifare il giochino però se volete. Volete rifarlo? Sì, dai, rifacciamolo. Così vedrai, gatto nero, che vinco sempre io. E allora rimettiamo le palline indietro. Palline. Qua, un'altra qua. E qua, carino, fanno questa. Questa e questa. Allora, andiamo avanti. Chiudiamo le porte. Siete pronti? Iniziate a schiacciare che riprendo. Sì, dai, sto vincendo io. Io. No, io sto vincendo io. Dai, forza, palline, forza, tutte e tre da me. Sì, vincendo, sì. Uno, via. Vai, avanti. Anche te, gatto nero, non vuoi andare indietro? Sì, perché io voglio le mie palline. Vai. Forza. Io ho tutte e 4 le paline. Oh, vedi che ho vinto? Avevo detto. Però non diventare triste. Ti faccio giocare un'altra volta con Peppa, forse domani, dopodomani. Adesso dobbiamo andare a fare le missioni, quelle che ci hanno preparato. Masha, vuoi fare un gioco proprio a pallina da queste con noi? Oh sì, prendiamo questa viola. Spostiamo il gioco. Io tiro il palloncino, voi provate a prenderlo. Oh, me lo dai? No, dove vai? Palloncino! Yeah! Tudu! Palloncino! Masha, aspetta un attimo, ma l'orso dov'è andato? Ma non lo so, non c'è l'orso. Non lo vedo da stamattina. Secondo me è andato a dormire. Ma... No, come? Già andato a dormire? È ancora estate, è ancora presto. Gli orsi non andavano a dormire d'inverno? È vero, orsi vanno a dormire d'inverno. C'è qualcosa che non va.
Secondo me è andato a mangiare di nascosto e non te l'ha detto. Palla! Ah, Masha, sei sempre una piccola bimba birichina. Ma questa palloncina mi piace. Yuhu, tenetelo. Allora, quando torna l'orso vi racconto cosa ha fatto, perché secondo me è andato veramente a mangiare qualcosa senza dirmi niente. Però cosa possono mangiare gli orsi? Ma chi è? Sta arrivando gatto poi! Ehi, gatto poi, ciao! Ciao ragazzi! Non hai visto l'orso? No, io pensavo che era con te, Masha. No, io ho fatto fare il giochino di Paw Patrol a Ladybug e al gatto nero, ai Miraculous, li conosci? Sì, i Miraculous sono molto molto famosi, ma sono anche i miei amici. Sì, allora mi porti a fare un giro con te che cerchiamo l'orso? Sì, io ti porto con me a fare un giro nella mia super macchina. Allora così... mi siedo. Va bene, Masha, così andiamo a cercare l'orso. Ma i Miraculous cosa faranno? Gatto, mi voglio un cestovo, mi costa. Ma noi andiamo via. Ciao ragazzi, noi andiamo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Vai, spingi gas, gatto boy. Andiamo. Bambini, noi non abbiamo trovato l'orso. È vero, non l'abbiamo trovato. Se forse secondo voi è da qualche altra parte, fatemelo sapere, che così vado a cercarlo e lo sgrido. Ciao. Ciao bambini. Mettete tanti mi piace e commentate, scrivete sotto tutto. Ciao. Ciao. Ciao bambini, bentornati. Vi ricordate nella puntata scorsa? Io, insieme ai miei amici LOL, Peppa, George, Hello Kitty, Guffetta, Gecko, Gatto Boy e Shelly, abbiamo deciso di partecipare ad una bellissima gara. Eh sì, la gara dei veicoli più buffi. Ebbene, è finalmente arrivato il momento. Seguiteci in questo episodio perché alla fine sarete proprio voi a decidere chi avrà il veicolo più buffo. Insomma, quello che vi piace di più, quello più bello esteticamente, quello più divertente. Insomma, sarete voi i giudici. Quindi mi raccomando, seguiteci fino alla fine. Allora ragazzi, siete tutti pronti? Ah sì, io sono prontissima. Ho il mio asso nella manica e non me lo svelo, vado subito a prepararmi. Ok LOL, bene. E voi invece, Peppa e George? Beh, Peppa, direi che anche noi possiamo andare, perché anche noi abbiamo il nostro asso nella manica, è vero? Eh sì, quindi anche noi vi salutiamo. Dai George, vieni, abbiamo da fare. Sì, arrivo. E vai, super pigiamini? Oh beh, semplice, noi siamo i super pigiamini, vinciamo sempre. Sì, esatto, quindi non c'è problema. Possiamo andare a prepararci lo stesso, perché comunque è già molto tardi. Dai, sbrigatevi ragazzi. Tu hai capito che cosa ho detto? Ma sinceramente no. Sarai emozionata. Dai Gecko, vieni. Arrivo. Bene ragazzi, voi invece? A che punto siete? Ah beh, non so te Shelly, ma io corro a casa a prepararmi. Beh, Masha, direi che siamo rimaste io e te. Allora, che vinca la migliore. Ci vediamo alla gara domani. Ebbene, siamo tutti pronti. Non vedo l'ora che inizia la gara e non vedo l'ora di far vedere il mio super elicottero. Non mi batterà nessuno. E finalmente è arrivato il giorno della gara. I nostri amici stanno per arrivare. Ciao bambini, ve l'avevo detto che sarei arrivata con il mio super elicottero. Eccomi qua arrivata. Posso solamente che vincere. Guardate qua, non è bellissimo il mio elicottero? Sembra proprio che sia la prima. E beh, vi presenterò per prima il mio mezzo buffo. Guardate, non è carinissimo? C'è un fiorellino che gira, l'elica sopra. Poi guardate, è tutto rosa, viola. E non è stupendo? E qua c'è anche la particella. È davvero bellissimo. Secondo me posso solo che vincere. Voi che cosa dite? Ehi là, Masha!
Eccomi, sono arrivata. Guarda un po' che cosa ho portato. Wow, che cos'è? È la mia bicicletta, ma guarda che cosa c'ho qua dietro. Ho portato il mio cagnolino. Oh, quanto è carino. Ciao, come si chiama? Si chiama Fuffi. Wuff, 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 wuff. Oh, quanto è carino Fuffi. Wuff, 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 wuff. Devo dire che è proprio carina la tua bicicletta. Vuoi dire che è stupenda? Guardate bene, bambini. È davvero bellissima. Yuhu! Eccoci qua. Wuff, 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 wuff. Ehi là! Ciao ragazzi! Guardate un po', sono in sella al mio cavallo! Oh no! Scherzavo! In sella al mio cane! E ci sono anche tutti i suoi cuccioli! Guardate! Non è carinissimo? Non è la cosa più meravigliosa che avete mai visto? Ci sono tantissimi cuccioli qua! E guardate da questa parte! C'è anche il suo biberon per dar da bere ai cuccioli! Non è fantastico? Vinceremo sicuramente io e te. Woof 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 woof. Aspettami. Eccoci qua. Wow, non avevo mai visto una bambina in sella a un cagnolino. È quasi grande quanto un cavallo. Attenzione, super pigiamini in arrivo, fate spazio. Yuhu! Yuhu! Mi avete fatto cadere! Aspettatemi! Uffa, perché mi avete messo dietro col cavallo? Non è giusto! Aspettate! Oh! Yuhu! Ciao bambini! Vi piace la mia nuova Jeep? Il cavallo dietro è proprio carinissima, guardate, tutta rosa con un cavallo bianco. Yuhu! Uhu! Sì, beh, la prossima volta ci vai tu dietro. Uffa, mi avete fatto cadere almeno 5 volte. Yuhu! Guardate, stanno arrivando Peppa e George! Yuhu! Ciao bambini! Avete visto? Noi siamo nella carrozza! Sembra quasi la carrozza di Cenerentola! la carrozza di Cenerentola, dici? Dov'è Cenerentola? Beh, non mi vedi? Sono qua! certo, sì, come no! Oh, wow, che bel cavallo! Sarà una gara difficile, mi sa! Ciao ragazzi, sono arrivata! Vi piace il mio delfino? Guardate, va super veloce, fa anche dei salti. Yuhu! Yuhu! Eccomi qua. Bravo Fripper, sei stato bravissimo. Bravo. Wow ragazzi, devo dire che sono davvero molto molto sorpresa. Non mi sarei mai immaginata dei veicoli così buffi. Wow Lol, la tua bicicletta è davvero bellissima. Anche tu, Shelly, che bel cavallo! Ups, scusa, cagnolino! Infatti sembra un cavallo perché è grande quanto un cavallo! E voi, super pigiamini? Che bel cavallo che avete dietro! E io non sono un cavallo! Ma non parlavo di te, gatto boy, parlavo del cavallo dietro! Ah sì, giusto, c'era un cavallo anche dietro! E senza parlare della carrozza di Cenerentola di Peppa e George! E per finire... il delfino di Hello Kitty. Oh, quasi dimenticavo. C'è anche il mio elicottero. Ebbene, bambini, adesso tocca a voi decidere qual è stato il mezzo più buffo oppure quello che vi è piaciuto di più. Tra il mio elicottero, la biciclettina di LOL, il cagnolino di Shelly, la Jeep che porta il cavallo dei super pigiamini, la carrozza di Peppa e George, oppure il delfino di Hello Kitty. Ora aspettiamo i commenti, mi raccomando, scriveteci secondo voi chi merita di vincere e poi lasciateci anche un bel mi piace e poi se non vi siete ancora iscritti è il momento di farlo. Ciao bambini, ciao, ciao da tutti noi!